Martina, un primo bilancio, sono stati raggiunti in questi 3 giorni gli obiettivi del vertice? Abbiamo acceso la macchina, diciamo così. Questo è stato un vertice che è stato fondamentale proprio per iniziare questo percorso. Lo strumento scelto è quello delle coalizioni per azioni, quindi un lavoro di selezione anche di alcuni temi fondamentali per aggregare i paesi e farli lavorare insieme. Da Roma a New York si prepareranno queste coalizioni, alcune di queste nei fatti hanno avvio con le giornate di Roma, penso in particolare a quelle legate alla lotta allo spreco alimentare e alle perdite, a quelle legate all'alimentazione scolastica, a quelle legate all'obiettivo Zero Hunger. A New York bisogna definire, diciamo, la squadra completa di queste coalizioni e penso che le parole di Amina Mohamed adesso siano importanti perché tracciano proprio il punto, come dire, di rilancio che da questi 3 giorni noi portiamo a New York a settembre. Ecco, Amina Mohamed ha detto me ne vado da Roma piena di speranza, questa è stata la parola che ricorre anche nell'intervista ad Agnes Kalibata che sta conducendo Jeff Konyange, che tra l'altro è uno dei volti più noti dei giornalisti africani, un giornalista kenyota, ex corrispondente dall'Africa della CNN. Arianna Giulio Dori, gli agricoltori